No, noi sapevamo che venire a giocare qua in questo momento, anche in funzione del fatto che l'Avellino sta passando un buon momento, sta crescendo, non era una partita facile. Secondo me abbiamo passato i primi minuti, non abbiamo fatti bene, forse abbiamo, non dico sbagliato l'approccio perché è sbagliato, ma sofferto un po' la veemenza iniziale loro, poi ci siamo risistemati, poi abbiamo trovato il gol, poi secondo me secondo tempo è stato in gestione, potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza, potevamo credere di più di poter fare il 2-0, però poi alla fine ha preso gol e questo è rammarico, perché prendere gol su una palla inattiva è una cosa potenzialmente evitabile, però l'accettiamo, prendiamo questo punto, lo portiamo a casa, sappiamo di aver giocato contro una squadra forte e credo che abbiamo dimostrato di essere forti e di star bene anche noi. Non è una richiesta precisa, però abbiamo bisogno di giocare con gli attaccanti e quando un attaccante libera uno spazio davanti c'è la possibilità di inserirsi con il trequartista, con una mezzala, quindi queste sono situazioni che facciamo. Oggi non c'era Scavone, che magari è uno di quelli che ha più tempi per attaccare lo spazio, però l'ha fatto male, ma l'ha fatto bene, l'ha fatto più di una volta e una volta ha pagato. Poi Mirko ha queste intuizioni, queste giocate, è ovvio che se non c'è nessuno che fa il movimento ma è semplice, noi siamo una squadra che gioca, comunque che prova a giocare, quindi se ti danno campo è vero che puoi sfruttare male la velocità di un attaccante, potevi sfruttare la velocità di un attaccante come Khedira, ci ho pensato, però loro si erano messi in un certo modo, io volevo non lasciare Maita da solo nel mezzo, per cui ho preferito affiancargli un altro mediano e lasciar lavorare le mezzali da mezzale come hanno fatto. Non è che ci siamo messi con due esterni molto aperti, ho chiesto di lavorare con due mediani e con due mezzale. E la libertà botta di stare vicino a Antenucci, di abbassarsi per giocare quando c'era bisogno. Poi Botta secondo me lo fa bene questo lavoro da seconda punta. Loro costruivano sugli esterni ci arrivavamo bene con le mezzali, quindi secondo me era solamente per dare un pochino di compattezza dentro, dove avevamo i due centrali che lavoravano uomo su uomo sui due loro attaccanti, perché i terzini erano portati fuori dai loro esterni, allora volevo schermare un pochino, però anche nella gestione della palla secondo me siamo stati bravi, secondo me abbiamo fatto meglio il secondo tempo del primo tempo. Sì, ma hai riassunto il pensiero, noi per mentalità, perché è giusto così, perché crediamo di poterlo fare. Noi quando cominciamo una partita giochiamo sempre per vincere, quando non le puoi vincere non devi perderle. E mi viene il rammarico, il pensiero delle partite che abbiamo perso in trasferta. Oggi era una partita che probabilmente sotto certi aspetti aveva toni un po' più alti rispetto ad altre trasferte, e siamo arrivati con il pensiero di poter vincere, andiamo a casa con un punto. Lo prendiamo, poi le partite sono tutte diverse, nel senso che, mi spiego, è chiaro che sei sotto e pareggi a 10 minuti alla fine, ti dà una sensazione diversa che se stai vincendo hai la partita in gestione o comunque stai soffrendo il giusto e ti pareggiano. Questo è il dispiacere, che potevamo portare a casa la vittoria, però bisogna rendere merito all'Avellino, è comunque una squadra forte che ci ha creduto fino alla fine e è andata in gol. Poi sul gol, su quello che è successo prima del gol, se ne può stare a discutere ore e ore e ore, ma non è quello che spetta a me. Io onestamente mi aspetto questo della mia squadra. Siamo una squadra che non deve farsi intimorire, ma per tanti motivi, perché siamo primi in classifica, perché abbiamo giocatori esperti, perché il nostro pensiero deve essere sempre quello di provare ad andare a vincere ovunque. Poi siamo 11 contro 11, c'è un arbitro, sono due guardialine e loro devono gestire quello che è extra calcio. Ma probabilmente è così, non vorrei meravigliarmi di questo, questo è il mio concetto, perché secondo me queste sono le partite più belle, le partite più divertenti da giocare, quando c'è un po' di pepe solo sopra, e quindi venire qui e sapere che c'è un avversario che ti teme, che sotto certi aspetti, passatemi il termine, ti provoca, e riuscire a non reagire, riuscire a fare la partita, riuscire a stare lucido, è sinonimo di
di crescita, e speriamo che questa crescita continui e speriamo che questa dimostrazione di oggi si porti anche in altri campi. Ma sono stati bravi, oggi sono stati bravi, ma come in altre circostanze sono stati anche bravi gli altri centrali che abbiamo. Quando tu trovi due punte, quindi devi lavorare di reparto, devi cercare di non metterti mai nella condizione di farti puntare, devi cercare di aggredire quello su cui avevamo lavorato, sia con i centrali che con i terzini. I due centrali l'hanno fatto bene, perché comunque Maniero meno, ma Canute è uno che va molto in giro, che toglie un po' punti di riferimento, e sono riusciti a farli giocare di spalle e a metterli poco nelle condizioni di girarsi. Un po' di più l'hanno fatto gli esterni loro, però... siamo stati bravi, abbiamo difeso bene, la squadra è stata corta, gli attaccanti hanno accorciato, i centrocampisti sono stati bravi. Ecco il motivo per cui ho voluto mettere un altro mediano accanto a Maita, per schermare un pochino di più queste palle, che è vero che erano palle che magari gli arrivavano di spalle, però se riuscivamo a recuperarle potevamo ripartire.